liberi mentalmente. Dai, dai, veloci, veloci. Allora ragazzi, non buttiamo sempre sempre. È trascorso quasi un anno dall'ultima visita che abbiamo fatto in questo campo sportivo con Ranger School Equaliano. C'era Salvatore Bagni, è ancora presente, eccolo qua, lo vedete, guardate quanto è bello. No, bello mai stato neanche dalla nascita, non mi ha mai detto nessuno, te lo giuro, ci sono 2 anni mai. Quest'anno invece un nuovo progetto si affaccia, è quello della Salvatore Bagni Academy con Olympic Giuliano e Ranger School Equaliano. Cosa è successo e chi ci racconta questa avventura? Il nuovo, noi eravamo già i vecchi, noi eravamo i vecchi, il nuovo racconta. No, è nata dalla vecchia amicizia che avevamo con il Curi Rangers, facendo molte partite amichevoli, incontrandoci sui campi, abbiamo progettato questa cosa insieme davanti a un caffè, così tra amici basta guardarsi negli occhi e le stesse idee si sposano subito, non c'è problema di organizzazione. Sarà preparato. Mimmo, invece, come è nata questa nuova avventura? Com'è che l'avete pensata? Davanti allora, a un caffè? A parte che io a Raffaele già lo conoscevo da anni, che abbiamo frequentato vari corsi di calcio e quindi niente, quest'anno abbiamo deciso di collaborare insieme. E abbiamo deciso di imparare molte cose da Salvatore. No, quello no, guarda, io non Salvatore nella mia vita non ho mai voluto dare indicazioni agli altri. Io vado sulle persone più che altro, che questo deve essere una crescita anno dopo anno, ovviamente. E poi con persone giuste. Adesso lui non è perché qua, ma ha un bel carattere. A parte non è capace di giocare, perché gioca con gli amatori, perde sempre. Però ha un bel carattere, sta bene, si ha voglia di crescere con concretezza, praticità, è quello che si vuol fare. Tutto qua. E penso che i ragazzi questo lo percepiscano. Salvatore, l'anno scorso ci siamo visti, abbiamo parlato di questa collaborazione, l'hai vista come una cosa bella. Quest'anno invece è nato questo progetto con il tuo nome. Ci puoi dire qualche altra cosa su questo? No, non cambia, cambia che abbiamo conosciuto altre persone, ci vogliamo ingrandire e spero che ci conoscano per le persone che siamo, che non vendono fumo, che vogliono fare star bene i ragazzi, che facciamo gli interessi dei ragazzi, perché questo deve essere la prima cosa. Ci divertiamo, stiamo bene e tutti devono star bene quando c'è un progetto, non è che una sola persona deve star bene. Io mi trovo bene, è l'unico mio giorno che ho di tempo e mi rilasso, c'è entusiasmo nei ragazzi, si sta in mezzo al campo, cioè è le cose che è la cosa che sogno veramente ogni 15 giorni quando vengo qui a Napoli. Grazie signori. Grazie a te. Gioca ancora lì. Ce l'hai di qui? No. Mario. Ce l'hai qua, porca boy. Ce l'hai qua. Vai. Ma